The Nazi war machine was on its last legs, hammered on all sides by Allied forces. Rebellion ci riporta nella seconda guerra mondiale alternativa a base di non morti con Zombie Army 4, Dead War. Lo scontro stavolta si sposta in Italia e nella nostra recensione Tommaso Pugliese ci racconta tutti i dettagli sul gioco. After so much sacrifice, so much horror, it seemed the world would wake at last from its nightmare. Zombie Army 4 Dead War ci riporta nello stesso inquietante scenario dipinto da Rebellion nei primi tre capitoli della serie. Prossimo alla sconfitta, Adolf Hitler ha sfruttato le sue conoscenze dell'occulto per riportare in vita i morti e costruire un esercito invincibile, trasformandosi anch'egli in una creatura demoniaca. Sconfitto il Führer, la guerra però non si è fermata. Le orde di zombie hanno invaso l'intera Europa e solo l'Italia non è stata ancora conquistata. È proprio qui che ci dirigeremo, nei panni dell'infaticabile cecchino Karl Fairborn o in quelli di uno dei suoi compagni di avventura, affrontando i 9 capitoli della campagna in solitaria oppure in cooperativa per un massimo di 4 partecipanti. Nata come spin-off di Sniper Elite, nei primi 3 capitoli la serie ci ha messo di fronte a livelli molto lineari, strapieni di morti viventi da eliminare utilizzando un equipaggiamento composto da un fucile di precisione, da una doppietta o una mitragliatrice, da una pistola e da diversi tipi di esplosivi. La diversa natura dell'esperienza rispetto alla serie madre si traduce in meccaniche più orientate agli sparatutto in terza persona puri che non agli sparatutto di precisione. Cecchinare gli zombie dalla distanza è comunque una pratica necessaria per non esaurire troppo in fretta le altre munizioni, che diventano fondamentali per attraversare gli scenari più affollati e insidiosi. In quest'ultima avventura sono state introdotte anche delle novità interessanti che aggiungono un po' di spessore agli scontri. In primo luogo, i 4 personaggi a disposizione non sono semplici skin, ma vantano caratteristiche uniche. Carl è la scelta bilanciata, ma è possibile optare per combattenti più rapidi e sfuggenti, oppure più forti nelle mischie. Nella parte bassa dello schermo, poi, trovano posto 3 indicatori che si riempiono ad ogni uccisione. Quello a sinistra regola la possibilità di eseguire un potente colpo melee che sbaraglia i nemici vicini. Quello a destra permette di eseguire un'uccisione col coltello su qualsiasi avversario e ottenere un po' di salute extra. Quello al centro, infine, aziona l'abilità speciale della propria arma. Il fucile da cecchino, per esempio, fa partire un colpo esplosivo che apre un varco tra le fila nemiche, mentre la doppietta rallenta il tempo, permettendoci di centrare un gran numero di bersagli in pochi istanti. Ma non è finita qui. Un sistema di progressione e la raccolta di determinati kit ci permette di modificare le armi e acquistare potenziamenti come tempi di ricarica più rapidi, una potenza superiore e così via. La campagna è quindi corposa e impegnativa, ed è coadiuvata da un paio di modalità extra che rendono ancora più divertente giocare con gli amici. Giocando a livello normale, il grado di sfida si rivela impegnativo ma perfettamente bilanciato, anche se le interazioni con gli oggetti si rivelano a volte un po' macchinose e imprecise. I livelli sono sempre pensati a compartimenti stagni, ma stavolta sono abbastanza ampi e capaci di proporre situazioni varie e spinose. L'obbligo di esplorare a fondo le location ci porta infatti ad assumere dei rischi non indifferenti vista la quantità enorme di vaganti in ogni dove. A proposito di vaganti, ora ci sono tante nuove tipologie di nemici e boss inediti. Si va da generali nazisti che evocano non morti e ufficiali oscuri in grado di ucciderci con le proprie proiezioni, fino a kamikaze pronti a esplodere, bestioni armati di motosega e soldati equipaggiati con pericolosi lanciafiamme. Queste sono però solo alcune delle creature del bestiario più ricco che la serie abbia mai avuto. Al netto di alcune situazioni che si ripetono un po' troppo spesso, l'equilibrio delle varie parti è buono e se vi piace sparare, qui lo farete in abbondanza, con il divertimento che si moltiplica in maniera esponenziale in cooperativa. Abbiamo provato alcune missioni insieme ad altri giocatori e il potenziale c'è tutto. Gli avversari e le difficoltà aumentano, cosicché collaborare diventa indispensabile per sopravvivere. Anche le abilità speciali sono state ribilanciate e il livello di sfida si mantiene sempre stimolante. Oltre alla campagna, Zombie Army 4 Dead War include anche 2 modalità extra online, l'Orda e gli eventi speciali. Questi ultimi vengono rinnovati di settimana in settimana, ma non sono altro che reinterpretazioni delle missioni principali. L'Orda, al contrario, mette in campo 4 stage inediti e un'azione a dir poco frenetica, perfetta proprio per la cooperativa. Il comparto tecnico appare fin dalle prime battute superiore rispetto ai precedenti episodi della serie.
Gli sviluppatori hanno puntato molto sull'effettistica, abbellendo le superfici e il sistema di illuminazione, mentre la realizzazione dei personaggi e delle relative animazioni appare ancora piuttosto datata. Nulla da dire invece sulle kill cam e gli smembramenti, che raggiungono un livello di truculenza inedito persino per la serie Rebellion. La cura realizzativa di questi dettagli è innegabile e si estende alla possibilità di attivare due diverse modalità grafiche su PS4 Pro, ovvero qualità o prestazioni. Nel primo caso il gioco gira a 30 fotogrammi al secondo, nel secondo a 60, a scapito ovviamente della risoluzione. L'ambientazione italiana poteva invece essere sfruttata molto meglio. Mancano scorci realmente iconici e riconoscibili, e in alcuni casi è tutto così generico che potremmo trovarci ovunque. Il comparto sonoro, infine, fa bene il proprio dovere per quanto riguarda musiche, effetti e atmosfera, aumentando la tensione soprattutto quando la situazione si fa più complicata. È tuttavia un vero peccato che si sia rinunciato al doppiaggio in italiano, presente invece nella serie principale. I dialoghi nella nostra lingua avrebbero snellito alcuni passaggi e contribuito a rendere più coinvolgente una trama che, ovviamente, non rappresenta uno dei punti di forza della produzione. Zombie Army 4 Dead War è insomma un divertente sparatutto in terza persona, dall'anima cooperativa, ma giocabile anche da soli e soprattutto ricco di interessanti novità. Senza dubbio, è quindi il miglior capitolo della serie Rebellion. The dead roam the earth in swarms a million strong. And us? Well, we're taking the world back, one bullet at a time.